La poesia. Ma che cos'è la poesia? Donna, come ti chiami? Non lo so. Non ci mancava molto che mia madre sposasse il signor Carlo B. di Frosinone. E se avessero avuto una figlia, non sarei stata io. Siete proprio tutte? Sì, signore, proprio tutte. Scrivere una domanda e alla domanda allegare il curriculum. Per fortuna, una lama ha galleggiato sull'acqua. Si rivesta, si riposi, faccia un viaggio. Gli ho chiesto della fotografia incorniciata sulla scrivania. Ma il grido con cui il corpo per loro risponde era, è e sarà il grido dell'innocenza. Qui qualcuno è stato e poi di colpo è sparito. Comincio a volare verso il basso e più giù ancora profondamente. Un eco composto in coro. E vi è come trattenuto, sotto sforzo, un respiro. Inclini all'ammirazione senza invidia, 18. Bene che sei venuta. Siedi qui accanto a me. Chi l'ha detto che la vita deve essere presa con coraggio? Non ero mai stata in questa parte del cimitero. Tanto profondamente siamo differenti che di cose completamente diverse parliamo e ragioniamo. La bomba scoppierà nel bar alle 13:20. Anch'io non ho scelto, però non mi lamento. Un volo intorno alla lampada? Ti telefonerò. Per ora dirò ancora non venire. Oh, come corta! Quasi quanto quella di un topo, la coda della cometa. E quindi, necessariamente, un raggio dietro le nuvole, gli amanti di nuovo insieme. Così, nulla di meglio sul sepolcro di tufo, cedi questa strofetta una bardana e un gufo.